Il pasto è completo in Piazza De Ferrari, diciamoci la verità, mangiamo un bel petto di focaccia al formaggio, assaggiamo una buona birra e alla fine naturalmente un gelato meraviglioso. È un piacevole ritorno, anzi un dolce ritorno il vostro qua sulla piazza, perché io mi ricordo ancora del vostro gelato dello scorso anno. Siete di nuovo qui ad attendere le centinaia di visitatori che accorreranno ovviamente in questi 3 giorni di manifestazione di stile artigiano. Con quali gusti, con quali prelibatezze quest'anno? Soliti gusti classici che abbiamo noi: nocciole, pistacchio, fior di latte, variegato Nutella, e poi principalmente volevo sottolineare il fatto che noi non usiamo latte industriale, ma usiamo il latte di un allevatore di Campomorone, vero? Sì. Campo Ligure. Che ce lo porta fresco 3 volte alla settimana, e il nostro gelato, da dopo che usiamo questo latte, ha acquistato veramente gusto diverso. Quindi è davvero un prodotto a chilometro zero, quindi prodotti assolutamente naturali e in più un latte che è alle spalle delle nostre città. Certo, se si può anche la frutta usiamo quella del territorio, chiaramente non si trova sempre, però tante volte la troviamo, ad esempio le fragole adesso sono quelle di Arenzano. E noi lo sappiamo, possiamo testimoniare che il gusto ci guadagna davvero.